Buonasera a tutti, ancora a parlare di podismo in questo quest ottobre particolarmente intenso insieme a... Moreno Sinatti. E qui partiamo subito con eh, la, la Marina, manifestazione che ormai anche questa è giunta oltre 30 anni di, diciamo di, di sì, storia. Sì. Ma è... Durante tutti questi 30 anni ha anche cambiato molto, ha cambiato percorso, comunque adesso si è stabilizzato ultima, ulti, negli ultimi anni. È è sempre lo stesso e è, è un percorso abbastanza impegnativo, impegnativo e vediamo impegnativo. i ragazzi che poi molti molti diciamo ragazzi del settore giovanile che hanno partecipato a questa competizione possiamo già dare qualche indicazione per quanto concerne il, il i risultati per quanto riguarda questa gara quindi nella categoria allieve ha vinto Marta Raffaelli negli allievi invece Sorci Thomas, nella categoria cadette Rossi Gaia, Rosi Gaia nei cadetti Capriani Francesco, Capriani Francesco, poi invece per quanto riguarda, per quanto riguarda invece la categoria ragazze Burzicchi Cinzia, poi Bellino Giacomo, Bacchiottini Francesca, Sorci Matteo per i sorgenti maschili e femminili, poi ancora quelli più piccoli, Brugnoni Banchetti per la Polizia del Campino, poi Rossi, Riccardo e Monicchi. Questo per quanto riguarda un po' i vincitori delle varie categorie, ma tanti bambini che hanno preso parte a questa. Si sono a questa riusciti gara. a coinvolgere le scuole de, della zona, quindi quando riescono. E poi a... hanno fatto un tri, una specie di Grand Prix anche giovanile fra, Toscana, anzi fra Arezzo Alt Alt e Alto sì, Alt Alt sì, Alt Alt Tevere Alt sì, Alt e l'Umbria. Eh, però molti partecipanti anche perché poi è una competizione questa che. Diciamo, raccoglie molto l'Umbria quasi al, nel suo completo, e poi ovviamente attinge anche al Grand Prix Aretino oltre ad altri, ad altri diciamo, Grand Prix anche a Totevoli e manifestazioni che ormai blasonate. Insomma, sì, ecco. Poi ricordiamo che è una, è una gara che è tanti anni che c'è, quindi è sempre. È, si è stabilizzata sulle presenze, che anche quest'anno c'era tantissima gente, tanti concorrenti. Tanti concorrenti sì, sì, sì. A discapito di qualche altra gara che qualche volta diminuiscono, questa riesce a mantenere sempre un, un discreto livello di, di partecipazione. partecipazione e anche di qualità, direi così. E qui intanto vediamo la lunga, proprio schiera dei, degli amatori dei, della parte agonistica che hanno preso parte a questa competizione, quindi una gara, direi sempre molto, poi una giornata partecipata e anche, pre, anche premiata come gara, quindi cioè, la premiazione molte volte influisce anche nella partecipazione, cioè, a, livello, a livello assoluto erano presenti diversi diversi atleti di spicco, quindi e nelle varie categorie hanno vinto tutte le persone che insomma vanno per la maggior vanno mangiare, bene, vanno sì. bene, sì, anche perché effettivamente Ecco, qui intanto vediamo proprio le fasi iniziali e subito senza tregua si sono portati subito al comando sia Chisorio che Kurgatte i due atleti keniani che hanno preso subito eh, la testa della corsa e dietro ovviamente a tallonare un po' tutti i partecipanti ma già vedete questi sono soltanto i primi 4-500 metri quindi andiamo invece per quanto riguarda Kaburi subito dietro e poi ancora lo itam, è Rashid. È il Kalille Questo, ecco, il Calil che chiaramente non, era, non aveva la condizione diciamo, ideale per poter affrontare questa, questa corsa. Diciamo che poi alla fine il risultato eh, non è stato di diciamo, quelli che lui ah, non, si aspettava. Sì, non, non, ha, non ha tenuto il risultato a quello che si era proposto prima della partenza, però cioè, tutte le giornate non eh, sono certo, uguali. Certo, di... certo. <ride> E qui vediamo proprio ecco, gli atleti che ritransitano dalla zona del centro, sì, circa 800 metri dopo la partita di Rama E direi anche un arrivo abbastanza spettacolare, poi dopo vedremo anche nella zona, nel momento in cui arriveranno i concorrenti. Qui vediamo Graziani Emanuele che anche lui era partito molto forte e però diciamo che sta recuperando. Ecco, dopo un periodo altalenante... Eh, diciamo che sta ritornando agli ottimi livelli, poi sì, lo vedremo spursale, protagonista sì, sì. anche in occasione in gare, del in prossimo gare. servizio che sarà quello riferito alla passeggiata alla fiera. Dicevamo che ottobre è particolarmente intensa perché si parte proprio con eh, la, la Marina e poi ci sarà la Sinalunga, poi la corsa nel Maio a, sì, sì, a San Giovanni, Giovanni Maldarno e poi maratona. ovviamente la mezza maratona a fine ottobre ad Arezzo che già Prevede la presenza di tanti concorrenti, ma soprattutto anche la qualità dei partecipanti che saranno notevoli. Ma ne parleremo anche questo nella fase conclusiva di questa trasmissione. Intanto abbiamo visto transitare anche Vannuccini, cioè. abbiamo visto anche eh, Alessandro Annetti che mantiene la sua leadership per quanto riguarda il, eh, il Grand Prix. Ecco qui vediamo anche Fatichenti che ogni tanto Pastorini che quest'anno è veramente andato fortissimo, direi che ha fatto un'annata sì, mi sembra il secondo anno che, che gareggia, quindi in, in due anni ha fatto proprio un exploit, questa è la Falciani, la Falciani. Sì, sì, la Falciani diciamo chiaramente che è un atleta che Giovani, Giovani, cioè, Giovanni, cioè, non sì. è particolarmente giovane ma è sempre molto... Uh, attiva, poi la vedremo la sentiremo anche in giro in sì, si, si, si confonde bene. Sono due gemelle. Quella, quando non è forma quella c'è quell'altra, quindi la facciani c'è sempre la cake Ester invece l'atleta che era al comando della gara, quindi l'altra atleta diciamo di spicco, poi diciamo, la Tamburi. Che anche lei non demorde mai. Addirittura sappiamo che domenica prossima sarà impegnata a alla corsa di Foligno e, e poi, la poi dopo Arezzo. ad Arezzo. Quindi, quindi senza tregua anche sì, lei, a parte sì. è abituata a fare gane gare Lung, molto lunghe. quindi sì. Chiaramente, ecco qui: vediamo anche la Bellardinelli, abbiamo visto <coughs> Pellegrinelli, via via, qui Stefano Sinatti. Ecco qui, proprio le... forse una delle tratti più impegnativi subito dopo la partenza che come Sì, si che sale, qui sale appena, appena 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 sale. Però sale, eh? però sale sì, <ride> fino che non si, si svolta la curva che dopo ri, spiana un pochino, un poi scende appena appena e poi dopo fino a San Giustino risale. Da San Giustino fino a Lama è a tutto favore, è da favore da Lama a ah, Serci Lama. <ride> Anzi, da se ci lama da la malama la ma comincia a risalire un'altra volta. Quindi anche lì diventa <ride> particolarmente impegnativa, perché è una gara di circa 13 km. Che intanto vediamo il gruppetto con Verni con Cardelli. Cardelli che, che sì, dalla Maratona di Berlino, di Berlino mazza, ha fatto un, un, un ottimo è risultato. È andato fortissimo. È arrivato undicesimo, mi sembra, è arrivato dodicesimo <ride> assoluto, 12. però direi con eh, un grande spirito proprio battagliero, ma ancora. Vivace anche nella corsa, la vediamo proprio anche come corsa. Direi particolarmente buona, insomma, ecco anche sotto questo aspetto. Qui, qui dopo, una, dopo, una, dopo una 42 vai a fare una, una gara veloce, insomma diciamo che è una gara veloce, perché dopo la 42, però ha ecco, retto bene a ritmi che, che si imponevano in questa gara. Qui, ecco. Che intanto vediamo gli atleti di coloro che andiamo alla testa della corsa con Chisorio che sta andando veramente forte. È partito, è partito subito forte. Addirittura ha insediato qui siamo qui a San, San Giustino, San Giustino sì. ha insediato proprio il record della competizione qui favorevole. Vedete già subito il distacco nei confronti di Rono. Poi al terzo posto Kurgat. Quindi sono tre, i tre atleti del team Dionisi. Poi vediamo Caburi. Caburi direi molto forte è andato ben andando è quell'atleta quell più piccolo dietro che insieme a Lloyd Nai, Simon, Simon eh, conduce e poi c'è Kalil eh, che nella seconda parte perde un pochino, qui vediamo della Pasqua poi Conti, Il... Pogliani insomma ecco atleti che stanno seguendo qui un pochino un po' in fila indiana in questo tratto del percorso qui siamo, penso mi sembra, intorno ecco, al quinto sabi... chilometro sesto saremo Ecco qui abbiamo anche Graziani, Graziani che beh, come dicevo sta recuperando, poi Cardelli. Cardelli lo vedete proprio anche come corsa molto fluida, molto tranquillo, quindi sta andando molto bene, qui Bruzzone Verni, poi Verdi, Annetti. Annetti, ecco via via si susseguono Mel, eh, Malvin Methus che anche lui è andato discretamente e qui vediamo la prima donna <coughs> con il pettorale numero 5, la Vivian Kenboy che era attualmente al comando solitaria su questa, su questa parte diciamo, delle, del percorso qui quando mancava ancora siamo stati circa metà gara forse sì, di, ma neanche ancora neanche e qui vediamo la facciani l'atleta la, che direi a Martina facciani ha fatto un'ottima prestazione poi vediamo Fatichenti <coughs> poi ancora segue ecco Pastorini insieme a, a Bettarelli Bettarelli, Bettarelli è ancora con quel movimento ondulatore della testa. Qui vediamo la terza invece che è l'altra la, eh, atleta di colore, la Vem e poi abbiamo visto anche molto bene anche Stocchi che è andato fortissimo, in questa competizione poi Sir sì. Luca, ecco poi i ragazzini, il gruppetto qui con la tamburi, <coughs> e il grande Diego Bistoni che ogni tanto ritorna a correre anche lui, grande protagonista degli anni 2000, insomma, ecco, ecco qui vediamo Giannini e Vedete quanto è stato diciamo, frazionato il, eh, diciamo, il gruppo dei concorrenti proprio dovuto al ritmo impresso dai cioè, da battistrada. Cioè, questa è una gara veloce, no? non ci sono asperità, però eh, eh, alcuni tratti sale appena eh, appena e basta. Questo è Renzetti. Renzetti. Renzetti, abbiamo visto Stefano. Rosai in precedenza, ecco. quindi molti anche atleti della nostra provincia che hanno voluto essere partecipi. Anche come dicevamo, è una gara che. Piace, insomma, piace mh, farla sì. competere, che vediamo Soldini, poi vediamo anche Sisi, <coughs> sì, sì. poi ancora Campani, altri atleti, poi ecco qui Pellegrinelli e Marneschi la la che quest'anno ha avuto un po' di alti e bassi, probabilmente è impegnata col lavoro. Sì, è, sì. Conta. Ci ha detto anche in occasione, intanto vediamo Stefano Sinatti, ci ha detto anche che in occasione anche della passeggiata alla fiera. La sera prima è andata a dormire molto presto, ma la mattina. Non, probabilmente non era ancora sveglia muscolarmente, quindi non ha reso come poteva rendere solitamente la gara. Quindi vediamo la, Paola. No, la Garinei che ancora nella, ecco qui vediamo invece la Martina Facciani che con il suo passo molto fluido eh, sarà presente domenica a Palermo alla mezza maratona e poi potrebbe, potrebbe anche essere partecipe alla Maratona Città d'Arezzo. Vedremo un po' quello che, anche quello che le tossine rimarranno nella, nelle gambe dell'atleta eh, romagnolo. Cioè, con con tutti questi mezzi maratoni, dopo andare a fare una gara un pochino più breve, non è che i ritmi sono diversi. E molte persone non partecipano anche perché sono stanche, eh, detto. Eh, le gare perché, ce ne sono una dietro quell'altra tutte da, le domeniche. Insomma, tutte le gare anche ad un certo livello, eh, quindi non è che poi rilassate cioè, sì, di tanto. Certo. Abbiamo visto in precedenza la Game Boy, che insieme a tante altre gente lì inseguiva. Qui vediamo Giuseppe Cardelli, ancora le prese, poi abbiamo visto eh, Graziani insieme a Bruzzone insieme a quel gruppo lì. Che, e ora qui c'è un po' di selezione eh, in questo tratto di, di Lama, sicuramente. Qui vediamo proprio il eh, Savio Gebream anche questo qui è un atleta, ecco qui il Khalil Yassin che addirittura, direi che, qui, corre molto bene, corre tranquillo, si sì, inizierà staccato, ma <ride> la deve, la deve ce l'ha in mano, ce l'ha. E qui vediamo con il 255 Pogliani Carlo della Cambiasso Risso Running, che addirittura anche lui era stato insieme a Cardelli nelle, 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 nelle gare precedenti. Qui invece è della Pasqua. Che ecco qui invece della no, dinamo della Pasqua della Pasqua è, è, eh, è, della dinamo di sì. già Marina, qui vediamo della de Pasqua insieme alla 492, che invece lo Simon, e poi qui andiamo di nuovo nella testa della corsa, che quando mancano circa eh, un chilometro e mezzo alla conclusione, siamo proprio nella zona Neanche. del traguardo. Siamo con Chisorio. Che proprio nel finale, vedete, proprio nel ritmo finale va a insidiare proprio la, il risultato, il record della gara che di pochi secondi, lui termina in 41 e 10 la sua prestazione, poi al secondo posto vediamo il Julius Kiprono con 41 e 28, al terzo posto è Gideon Kurgat con 42 e 32. Ecco qui intanto l'arrivo di Caburi, quindi un altro protagonista di questa competizione insieme a Ben Andan, atleta anche lui marocchino che ha gareggiato anche con i colori della Polisportiva Poliziano qualche anno fa sempre sulla breccia, quindi grande personaggio e poi abbiamo invece l'altro atleta eh, ecco qui della Pasqua, lo vediamo intanto Loitanai Simon, poi della Pasqua Alberto, poi Conti Fabio eccolo qui conti Fabio, poi Pogliani Carlo, Pogliani Carlo della Cambiasse Riso Running era quello che abbiamo visto in precedenza, poi qui Yassin e il Kalille quando mancano pochi centinaia di metri alla conclusione, chiaramente si guarda dietro perché è decimo in quella posizione, quindi vediamo ecco giungere al traguardo proprio Pogliani Carlo, e poi vediamo eh, Yassin e il Kalille. Sicuramente non particolarmente soddisfatto, pensava di entrare ovviamente nei primi 4-5 e purtroppo nel finale ha subito. E invece grande prestazione per Giuseppe Cardelli che dopo la bellissima prova di Berlino ancora una volta dimostra che i suoi oltre 40 anni sono ancora efficientissimi. 40 anni abbondanti, sì. e poi vediamo Alessandro Annetti che mantiene con questa gara la sua leadership nel Grand Prix. Mentre qui siamo, tor siamo tornati un pochino indietro per riprendere la prima donna quando mancano gli ultimi 400 metri alla conclusione. Insieme quindi alla Vivian Kenboy anche Luca Benini dell'Atletica Avis sì, sì, Castel sì, San, San Pietro. Pietro. Ecco qui, vediamo proprio le fasi conclusive della gara. Anche lei è andata molto forte, l'atleta sì, keniana. Essere... Ancora spinge bene, si vede anche lui. Anche e sarà Benino, presente la mezza maratona di Arezzo, quindi nella città di Arezzo sarà presente anche lei, sarà insieme alla Musetti, grande performance due anni fa, due ore e nove, qualche cosa, un'ora e un nove. Un'ora e nove, scusate. E mentre quest'anno la Telesi ha fatto un'ora e dieci in una uscita, ma è, lei era diciamo nel frattempo ha, ha messo al mondo anche un figlio, quindi ha fatto la madre e adesso si è rimessa sotto a, a gareggiare Ecco qui intanto vediamo l'arrivo della prima donna, 47.08, poi al secondo posto la Martina Facciani, grande performance per l'atleta romagnola, sempre molto sorridente, molto simpatica. E al terzo posto invece abbiamo la, la Kekven Ester, altra atleta di colore, mentre qui vediamo altre volate per quanto riguarda Lisi Tommaso che giunge al traguardo e ovviamente qualche posizione se la guadagnano anche nella volata. Foglio conclusivo in campo eh, maschile, ecco vediamo proprio Chisorio che ovviamente ha fatto una grande prestazione e adesso andiamo con l'intervista che abbiamo realizzato con Martina Facciani. Sono molto contenta anche per il fatto che era un po' che non venivo qua a gareggiare in Umbria, quindi mi ha dato molta soddisfazione poter dare il meglio di me in questa gara. E sicuramente una gara come, che ho utilizzato come test per poi fare i campionati italiani di mezza Palermo il 20 ottobre, a cui potrebbe seguire perché no la mia partecipazione a. Alla mezza maratona d'Arezzo la settimana dopo. Parliamo subito con Giuseppe Cardelli, che è reduce da Berlino. Grande esperienza, direi un grande risultato, ma soprattutto una bella soddisfazione all'età di 43 anni. Suonati. Raccontaci un attimino in maniera molto sintetica. In maniera sintetica, mi sono divertito tantissimo. È stata una bellissima esperienza, bellissima gara, veramente bellissima. e Niente. Ancora non ho buttato giù quei due minuti per andare sotto le 2.30. Ci ho provato fino alle 35esimo, poi è subentrata la fatica, ho stretto i denti e sono arrivato in fondo. Stamattina è stato sono molto forte, felice. sei andato? Certo, ho riservato le energie perché sapevo che c'era quella alla Marina la domenica dopo, no? E <ride> quindi, in conseguenza, ho detto risparmiamoci. Ecco, invece, Yassine, un'annata un pochino così altalenante, travagliata, eccetera, ma sta rientrando nonostante il dolore alla schiena. Eh, oggi è andata un po' male perché ho sto dolore alla schiena, speriamo di riprendere per la mezza. Ecco. Poi di allenamento c'è, quindi ci alleniamo bene con Tattagliini e Graziani e i risultati arrivano, sono contento, non, non faccio sicuramente un esploit, però ecco, riesco sempre a stare più o meno... Con, con qualcuno che mi interessa e quindi riuscire comunque a stare in una posizione dignitosa. Vabbè, manca un po' di chilometri ancora, gli allenamenti diciamo così ci sono bene in pista però ancora mi mancano lunghi, a un certo ritmo di poter diciamo così allungare la distanza per poter fare delle belle prestazioni anche se stamani insomma è andata molto bene insomma. E ora siamo passati invece, dopo la bella giornata splendida di San Giustino, Umbro e lama al, un po' la foschia, la nebbia sì, sembrava peggio di Inizialmente sembrava peggio, poi dopo si è rivelata una bella giornata, perché qui ancora sono le nove, nove qualcosa, e dopo il sole è uscito fuori e, e è, è andata bene, anche questa è una bella manifestazione che gli <coughs> amici dell'Atletica Sena Lunga ormai sono espertissimi nel realizzare, nel collocare, diciamo... In una frastagliata presenza di competizioni, insomma, riescono a fare sempre numeri importanti e, soprattutto, anche, eh, anche l'organizzazione efficientissima. Direi che dal sì. punto di vista anche organizzativo non c'è da dire niente. Sono... dire che tutti gli atleti di questa società, l'Atletica Siena Lunga, quel giorno non corre nessuno, e quindi ne sono... sono esperti nel sono... settore. Eh, eh, Volevo dire significa. questo. <ride> Che sono nei posti e sanno quello che devono fare senza dirglielo. Ecco qui intanto vediamo proprio la testa subito della corsa i protagonisti si, si vedono già subito davanti per quanto riguarda Graziani poi Dibra, Vannetti, poi Nucera, poi vediamo Mori poi ancora abbiamo visto anche altri eh, Cannucci poi Banelli, Pastorini, Di Petrillo ecco questi sono un po' gli atleti che maggiormente accreditati per la vittoria finale vedete subito già si posano si portano diciamo davanti ovviamente comincia anche qui eh, quasi immediatamente una forma di selezione sì, perché c'è un traguardo volante eh sì, dopo, dopo, pochi, dopo poco sì. Eh, sì. il percorso inizialmente è, tutto, è pianeggiante quindi uno viene cioè dopo però quando Vai dopo, a spingere dopo quando dopo si, quando si vede vede, vento, dopo <ride> un chilometro qualcosa comincia a vedere quella ritta e insomma allora dice Maremma. ecco qui vediamo proprio stiamo facendoci recuperare dai protagonisti di questa 44esima edizione, diciamo che è una tra le più antiche, Vecchi, diciamo, sì. vecchie della, del nostro diciamo, territorio così. No, Si può dire anche in Toscana. Perché esatto. le gare tanti anni fa c'erano un sacco di gare, adesso sono sparite. Quindi sono esatto, rimaste quindi poche ancora, le gare. Ancora e... siamo, siamo ecco in una situazione di diciamo ancora di controllo ma soprattutto di, beh, di equilibrio anche dal punto di vista del, dell'organizzazione della, della, manifestazione, della manifestazione che sta riscuotendo sempre maggiore successo anche grazie proprio alla Beh, direi anche sì. gli organizzatori di La pubblicità capillare che, sono pubblicità che pubblicità fanno, che quando, quindi sì. riescono. Cioè, loro sono, sono quelli che vanno sempre. Mm. Alcuni di loro sono una volta di qua, una sì, volta sì, di là, una volta di sotto. Si distribuiscono un po' fino varie sì. le varie, diciamo. Sì, con, poi con la maglietta, prima, seconda domenica della fiera associata sì. alla fiera, dietro sempre pubblicità. Eh e qui ecco, abbiamo visto veramente un cambiamento anche di, beh, di posizioni nell'arco del, del percorso anche perché essendo un percorso particolarmente impegnativo eh, induce anche sì. a una certa cautela sia sì, nella, sono... nella partenza sia nel proseguire la gara sia nelle, nella zona diciamo, dell'arrivo ecco, il percorso quindi... è, cioè, è impegnativo, per, non è monotono per niente, è vario, molto vario e e fa piacere anche farlo soltanto in alcuni tratti è abbastanza impegnativo però eh, di testa non è impegnativo è impegnativo solo fisi fisico che è un impegno fisico che però passa bene perché cioè, è una cosa che io a me personalmente questo percorso piace rispetto a quello che, che era prima questo scorre meglio ecco qui intanto vediamo il primo tratto il primo sottopasso che porta sì. nel centro di Sinalunga Ovviamente prima di affrontare poi la della salitona, pieve, della pieve diciamo. prima di affrontare poi la, la grande lunga salitona che effettivamente è circa, circa un chilometro quasi, costantemente diciamo in ascesa. Quindi ecco quello induce molti ad avere una certa cautela. E poi, come ripeto, nel tratto proprio delle, di Sinalunga alto ci sono sali-scendi continui. Che ovviamente, se non sei particolarmente preparato, non, non si fanno. Ecco quindi, e comincia qui la, la salita. salita e quindi, qui si vedono già un po' gli atleti che cominciano a ridurre le falcate. Abbiamo visto anche la Barneschi molto arretrata in questa posizione. Qui vediamo l'atleta invece del settore femminile, della Fighiran, che è al comando. Ma attualmente, ecco qui intanto, vediamo Graziani e Nucera. Che sono al alla... leonardi sì ecco diciamo i primi due al comando avevano già un margine di vantaggio abbastanza consistente vediamo dietro stanno spingendo vedete merli come riesce a spingere sull'avampiede perché in questa salita qui eh, si deve si deve operare in quel modo vedete la lunga fila di concorrenti che stanno sì, ma ecco, passi lunghi non, passi lunghi non li fa le fasi, nessuno, eh, tutti i passi corti, brevi, sì. vediamo anche lì, Pellegrinelli, vediamo tutti gli atleti. Ecco Alcuni anche pegato in avanti. E qui vediamo un grande gruppo di concorrenti in questa salita che ovviamente mette un po' a dura prova tutti, tutti gli atleti. Che vediamo ecco, ancora, siamo soltanto alle fasi iniziali. Vediamo Carlini, Carlini, poi Giambriello. Qui nella parte interna, un po' di recupero. Sì, qui è, discesa, dopo il rifornimento, c'è questo piccolo asceso sì, che, che però non è dopo qui, dopo qui si trovano delle scalette. Quindi. Esatto. Qui, ecco, qui vediamo ancora Giacomo Valentini, esatto che diciamo, mantiene sempre una sua posizione abbastanza importante nella Pro Sportiva Chianciano. E qui le famose scalette. Che ovviamente ri già riproducono sì. un po' una, una riduzione dei ritmi e qui vediamo anche la prima Virginia donna Leonardi eh. ecco che sta conducendo la gara alle sue spalle eh, lotta serrata, diciamo così, fra virgolette, perché alle sue spalle ecco, dovrebbe esserci la Checcaglini Lucia dell'Atletica Ponticino eccola è qui che arriva, sì. quindi sembra un pochino più fluido quasi il suo passo in, questa, in questo frangente però ovviamente eh, poi quello che conta è l'efficacia e qui vediamo che Nucera prende decisamente il comando quando siamo quasi, quasi al termine della salita della prima salita poi Graziani, poi vediamo ecco, Canucci, Canucci e qui già si è fatta selezione poi vediamo questo terzetto con Dibra Mori e Annetti stanno spingendo anche loro tutti molto bene eh? quindi in questa frangente vediamo anche che Lorenzo Mori controlla un po' la situazione Dibra è un osso duro poi vediamo Vanelli e qui c'è una fase diciamo, di recupero questa discesa che poi Lisi Tommaso che è andato direi molto forte domenica passata quindi anche lui è tutto da... Ecco qui vediamo poi anche Cucco, abbiamo visto Torsini, Bettarelli. Bettarelli, poi eh, eccole qui, mh, Paganelli, serluca Luca l'abbiamo visto, ecco qui vediamo intanto ancora Sempre Valentini, poi abbiamo visto Merli, ecco via via si susseguono poi i Sisi. E poi Ser Luca, ecco qui vediamo invece l'atleta di Montepulciano di Petrillo che farà un recupero nella seconda parte. Abbadia San Salvatore. Sì. Carlini. Ecco, via via si susseguono un po' i vari concorrenti, quindi chiaramente qui aspettiamo il passaggio anche delle prime donne, vedere un pochino come la situazione, la vediamo ecco attualmente sempre mischiata in un gruppone abbastanza folto. Con il, un vantaggio direi intorno a un centinaio di metri, poco più, nei confronti della più diretta avversaria che ricordiamo è Lucia Checcaglini. Che anche, anche più di 100 metri, sì, in questo, in questo frangente. Ancora quindi la gara era. Eccola qui, vediamo anche lei che forse sembra quasi più portata, per le, con, eh, essendo più breve linea rispetto a. All'atleta di testa sembra più, più portata forse per queste gare qui, però probabilmente è molto più incisiva. <coughs> ecco poi per il terzo posto Francesca Barneschi che è partita un pochino dietro, Sorgnona sembrava che... Di solito è così, eh, esatto. però questa volta, questa non, volta non è, volta è riuscito a ritornare in esatto. avanti. E che vediamo già nella discesa che Graziani ha già preso, in testa, sì. ha già preso diciamo, un vantaggio e sembra che vada progressivamente aumentando questo vantaggio. Sì, questa comunque Fiducioso. è la salita che si ritorna, quella piccola salita che si, si ritorna sulla Sina Lunga per, per poi per fare la discesa. La quella sì, più impegnativa. Sì, sì. E Lo vediamo comunque abbastanza convinto eh, prima della partenza. Ci aveva pronosticato. Dice oggi ci voglio entrare nel podio. Eh, voglio rientrare nel podio quindi già si accontentava del terzo posto. Poi, dopo invece, non c'era andato molto forte. Fra l'altro, lui è un grande specialista Mentre al rete, del, eh, sì. esatto. Quindi le gare un po' in salita e in questo caso qui. Eh, chiaramente è andato forte nel primo tratto, poi nella seconda parte, ecco, qui vediamo il vantaggio anche nei confronti di Cannucci che invece sta recuperando progressivamente il suo distacco dalla, dai primi due. E poi qui vediamo il terzetto di cui si stacca un pochino leggermente Alessandro Annetti, di Brimoli invece sì, eh. vanno, vanno avanti insieme, quindi sarà una lotta per il quarto posto fra questi due. E Alessandro chiaramente deve mantenere la sua posizione. A questo può a controllare sì, la classifica del Gran Prix. Il Gran Prix ormai è una posizione abbastanza. Rassicurante però ancora ci sono tre gare prima della fine di questo Gran Premio. Eh, che tre gare? Tre gare sono, esatto. sì. Due poi, diciamo sono importanti, una a livello per la classifica, una un po' meno. Poi vediamo Luca Banelli che è andato sempre molto bene, Pastorini molto deciso che stanno convinto proprio nella, nella sua posizione. Anche poi, Sisi è andato bene, guarda. Eh. Eh, Sisi. Sisi, poi Cucco Roberto, vediamo qui anche altro atleta delle torri del mangia che è andato molto forte poi di petrillo che ha fatto un recupero vedete già qui sta recuperando moltissimo è veterano nei confronti è... di bettarelli poi abbiamo torsini simone è ancora ecco qui intanto stiamo recuperando in questa fase di leggera leggera discesa questa qui ecco Alessandro Annetti questa qui, qui già i distacchi sono abbastanza importanti fra i vari soggetti vediamo Dibra anche lui Spingere molto forte, eh, però in discesa vanno tutti forti eh, e vediamo che Mori però ha preso più decisamente. Ormai è concentrato, e preparato per la mezza maratona. Vuole fare un grande tempo in occasione della maratona città d'Arezzo. Eh, Quest'anno, sicuramente, i tempi verranno fuori ad Arezzo. E poi qui vediamo Cannucci, Matteo Cannucci, che ovviamente ha davanti a sé Nucera, cerca un pochino di, di avvicinarsi. Sembra quasi impossibile, ma il ritmo vediamo che fa un passo Nucera e lui ne fa due. Quindi questo lo induce anche stimolato da, da uno che l'accompagna in bicicletta, a volte sembra, ma lo stimolo dato anche da questi soggetti è importante. Qui vediamo invece Emanuele Graziani che sembra oramai quasi sicuro ma ancora sta spingendo, sa che ha 200-300 metri di vantaggio ma è... non sono mai dire mai finché non sia arrivato al traguardo, tutto può, può succedere e qui c'aveva il sostegno anche di alcuni ciclisti che lo conoscevano, persone che un po' nell'ambiente diciamo Cioè lui abitando lui, quasi da quelle parti abitava a Torrita, a, a Bettolle abitavo, quelli... quindi lui conosce molte di queste persone e c'aveva anche proprio una specie di sostegno da parte delle, degli amici che vediamo ancora in spinta prima di raggiungere Pieve di Sinalunga sì, che poi non è neanche in discesa qui, qui è abbastanza sì, è pianeggiante, sì, pianeggiante su... Sale appena appena, però sta, no, no, sta spingendo sta andando molto andando bene. Forte, sì. Ecco qui, vediamo invece il momento proprio topico in cui eh, Nucera non riesce a staccare Cannucci. E Cannucci, che invece insiste, vedete, proprio anche da un punto di vista proprio della mimica facciale Beh, ormai, di raggiungere, arrivi, e, poi, vuol dire che, e poi eh. quando l'ha raggiunto, a questo punto, qui sta un attimino, guarda un attimo. Quello che potrà fare, e poi vedi intanto. Non c'era, si gira indietro. Quindi segno che non può, eh, diciamo, seguire il ritmo impresso dalla, dal battistrada, dalla, dalla Cannucci. Insomma, ecco quindi e qui vediamo ancora i due a contendersi. Questa seconda piazza che ancora è incertissima fino alla fine. Quindi non sappiamo quello che accadrà, ecco qua. Intanto, vediamo che controllano anche i tempi. Per vedere se il proprio ritmo è giustificato. Intanto, vediamo qui Graziani, ancora nettamente al comando, no, ma il suo vantaggio sembra irraggiungibile. Ma questa cosa, gira a destra poi c'è. Qui siamo circa 700 sì, metri sì, dalla conclusione. Poco più. Ma... E qui vediamo. Ecco. Già comincia ad abbassare anche un pochino le braccia, proprio in senso di, di sì, praticamente... anche perché qui C'è una, una specie di rilassamento, perché adesso è tutto favorevole fino al sottopasso, però poi risale. <ride> Ecco qui, sì. E qui vediamo proprio gli amici che lo stanno sostenendo. Lui li ricambia con, con una alzata di braccio. E qui la discesa, che ovviamente è una forma diciamo, di discesa quasi liberatoria, perché è superata questa sì. discesa e l'inizio della salita poi lo induce ad avvicinarsi sempre più al traguardo. Sì, sì, e poi, qui dopo si trovano quelli della non competitiva, c'è cioè, sempre un sacco di gente, qualche volta almeno a me personalmente ero più dietro quindi ho trovato un sacco di gente sì, 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 ecco, però contanto. sicuramente la trova anche lui e qui vediamo proprio che stanno per eh, giungere alla, all ultimi, ultimi, diciamo centinaia di metri dalla conclusione ancora a ritmo sempre molto intenso molto eh, fluido da parte di Emanuele Graziani che ovviamente ci teneva anche a vincere questa quindi a mettere il suo sigillo comunque ha sulla... già vinta mi sembra eh, non ricordo esattamente comunque ecco, è stato uno che ci ha creduto mi sembra forse due anni fa può darsi, sì. eh, può darsi. ecco qui tanto si volge indietro ma vede che ormai non c'è più nessuno e quindi qui lo accompagniamo alla conclusione della gara vediamo un po' molto soddisfatto per la sua prestazione ancora ultime battute per lui <ride> ovviamente anche soggetti anche di altre società che si congratulano con eh, il protagonista di questa 44esima edizione della passeggiata alle fiera organizzata da se Cassina Lunga in collaborazione con l'amministrazione comunale, che vediamo proprio con le braccia alzate, soddisfatto di questa sua prestazione. Ed eccolo qua, ancora in spinta e va a vincere nettamente questa, questa prova. Grande gara, grande gara per... per Emanuele Graziani mentre al secondo posto vediamo che Cannucci ha staccato proprio nel finale Nucera e quindi anche lui proprio nel finale, vedete braccia alzate, vincitore della scorsa edizione, secondo posto in questa edizione e poi terzo posto per un grande anche Giovanni Nucera che all'inizio veramente aveva messo tutti, tutti in riga ma la gara finisce sempre qui al traguardo. Quindi grande, comunque grande prestazione, poi è anche Lorenzo Mori che vince in volata su un espertissimo Dibra, di poi ecco che proprio nel finale grande prova anche per il giovane eh, Lorenzo Mori, poi a seguire Alessandro Annetti, ormai non, non poteva raggiungere quelli davanti, neanche farsi raggiungere da quelli di dietro, quindi arriva con una certa scioltezza al traguardo. E qui intanto ecco, siamo a riprendere la protagonista in campo, in campo femminile. Le prime due, ecco, vediamo anche la Checaglini. Addirittura aspettiamo velocemente anche la terza, che è la Varneschi Francesca, e, e poi risaliamo ovviamente verso la testa della corsa. Eccola qui intanto che vediamo eh, Lucia Checalini insieme a Marraghini Marco e comunque è stata andata anche lei è andata molto forte anche Sì il... ma nell'arco dell'anno è sempre andata discretamente quindi... E qui vediamo la Virginia Leonardi che con eh, anche lì Orsini Federici <ride> stranamente sempre con le prime <ride> donne, quindi lui si mette sempre in quella posizione strategica <ride> e quindi ecco vediamo proprio le ultime battute. Eh, eh, vediamo anche, anche lei eh, qualche problemino eh, sul ginocchio sì, ecco, sofferente perché se sì eh. sì sì no quindi è stata molto sofferta poi sentiremo anche l'intervista che abbiamo realizzato comunque sia grande prestazione grande soddisfazione per questa ragazza che ha cominciato a correre penso non da tantissimo okay. qui da noi ah, ecco perché viene da fuori viene sì, quindi ecco un atleta che insomma ecco, la, la rivedremo di frequente nelle varie competizioni poi sentiremo anche dall'intervista quindi anche per lei l'accompagniamo al traguardo vedete ancora in spinta le ultime battute di questa ragazza classe 1986 quindi ancora a dei margini di, di, di spinta diciamo anche di risultato ecco qui proprio finale conclusivo per eh, Virginia Leonardi che va a vincere questa, quindi anche lei pone il suo sigillo a questa 44esima edizione della Passeggiata alla Fiera di Sinalunga, soddisfatta, vedete proprio il sorriso finale, e va a vincere nettamente questa gara. Alle sue spalle abbiamo detto che Caglini. Che Cagliini Lucia, anche lei quando ha visto che a un certo punto non riusciva più a raggiungere la testa della corsa ha mantenuto la sua posizione e soprattutto non farsi riprendere dalla terza che è Francesca Barneschi. Anche qui dopo l'arrivo ovviamente andremo un po' con le interviste per quanto concerne alcuni protagonisti di questa, di questa competizione. Ah, arriva anche ecco, la, la Volpi Francesca, che ha fatto anche lei un grande rimonta nei confronti della Crimini, che l'ha superata proprio nelle parti conclusive di questa gara. Comunque anche la Lacrimini, sempre, sempre protagonista in queste competizioni, sempre eh, in primi posti, la Francesca era più spingeva di più. Qui la premiazione la premiazione, con eh, <coughs> ovviamente anche alcune borracce che venivano date proprio per sostituire il, la plastica, qui vediamo il podio maschile con Graziani Cannucci e gyna. Molto contento perché insomma ci tenevo tantissimo a vincere questa gara, nonostante insomma le prime difficoltà della salita che non c'era mi ha messo subito diciamo così in tiro, eh. però dopo ho giocato diciamo così le mie carte dopo un piano dove potevo diciamo così fare la differenza, così è stato insomma. Eh. Ho iniziato cauta proprio perché sapevo che mi avevano detto che ci stavano un po' di salite e infatti c'è stato diciamo la prima salita è stata un muro, poi ho cercato di riprendere nella discesa, di riprendere forza e mano a mano ho cercato di andare in gestione e di gestire quindi bene la gara e più che potevo. E quindi soddisfatta insomma. sì sì sono soddisfatta non me l'aspettavo Massimo Tezzi l'organizzatore di questa 44esima edizione quindi 44 anni importanti faticosi impegnativi però direi anche oggi grande successo sì sì per fortuna guarda il, uh, va sempre benissimo dal sole alla gente alla partecipazione all'organizzazione a parte i calabroni vabbè però insomma ecco tutto a posto mi sembra che stia andando bene la manifestazione continua a perché oggi ci sono anche problematiche di, di, di tenuta nelle manifestazioni, viste le concomitanze, quindi noi siamo molto contenti sui fatti. Fra l'altro, ero da giudici in questo momento: sono arrivati 316 competitivi, quindi volevo dire, mi sembra abbastanza importante. E adesso andiamo a una presentazione abbastanza rapida per quanto concerne invece la. Maratonia Città d'Arezzo, edizione numero 21 che fra poco, meno di, poco più di una settimana diciamo, aprirà un po' le ostilità di questa Maratonia Città d'Arezzo che ormai è diventata un po' una classica del podismo internazionale e nazionale ovviamente a retino perché chiaramente è una gara che lo scorso anno come vedete le condizioni meteo non erano particolarmente favorevoli però la partecipazione è sempre stata ampissima quindi anche quest'anno prevediamo Speriamo una presenza sì. molto, molto ampia sappiamo già che anche la presenza delle scuole per quanto riguarda il cuore in corsa sono molto partecipate quindi ci auguriamo che sia una giornata non di pioggia ma di, di sereno di sole ma soprattutto di divertimento nel centro di Arezzo. Ecco, novità di quest'anno sì, More. c'è da dire che la maratonina c'è il 27, ma da giovedì pomeriggio 24, poi, sì, sì. in poi in piazza San Jacopo ci saranno il villaggio sport, eh, il villaggio sport e eh, salute. E che, con varie iniziative. Con varie iniziative. Che per, per, attrarre, cioè, per far vedere quello che facciamo, quello, come uno si deve comportare, come. Sì, saranno ne... presenti alcuni medici specialisti per quanto riguarda la nutrizione, per quanto riguarda l'aspetto cardiaco, poi medici sportivi, ci saranno spettacoli Le con di ballo. scuola di, balla, di ballo, poi. Anche... A... Acrobatici I del fuoco che faranno dell'esibizione, poi ci sarà la ginnastica Francesco Petrarca. Quindi ci sarà veramente un po' di tutto. Sarà un fine settimana scoppiettante per quanto riguarda il podismo ad Arezzo, e ovviamente ci saranno anche grandi personaggi. Fra cui Stefano La Rosa, che vedete qui, sarà protagonista proprio ad Arezzo dopo la corsa la maratona di Berlino. Sarà qui presente per cercare di dare. Un'altra presenza importante nella nostra città, per quanto sì, riguarda gli, perché, azzurri, sì, eh, gli azzurri, perché gli azzurri ce ne sono pochissimi. Sarà presente il campione della, della Scala del Castello, Calale, che ha dato la sua adesione, ma sarà presente anche, come abbiamo detto, la Moseti, l'atleta cheniana che proprio due anni fa fece 2,09 fece il record della gara. Quindi 1,09. Quindi può darsi che anche la prossima, sì, eh, eh, dire, la eh, prossima qua. edizione possa fare veramente. C'era da dire che il percorso è è quasi totalmente cambiato nel senso che le, le piccole salite che c'erano prima non, non ce n'è più una adesso è tutto più circoscritto il percorso è ne nel giro di 2 km 2 km e mezzo si vede tutto il percorso sono due giri identici e... nei prossimi giorni comunque saranno inserite nel sito potismo.tv Madronia la... Cittadrezzo anzi maratona ci sarà il percorso, gara e vedrete anche l'altimetria, ma soprattutto le caratteristiche di questo percorso. Proprio perché ci saranno soltanto due tratti in via Giotto e in via Sanzio, un doppio senso. Il resto è tutto fluido e lineare. Quindi sarà veramente un altro grande spettacolo! Cioè, almeno ci auguriamo. L'unica salita sarebbe quella dal Mazzi fino ad arrivare in via. Alla rotatoria di via Ciotto? Alla rotatoria di via Ciotto. poi dopo non c'è più, la, la salita non è, sì, poi è andando anche alla rotatoria di via Cagli, insomma, diciamo, poi dopo è tutta, tutta pianeggiante, non andiamo più a Porta Trento Trieste, non andremo più alla Marchionna, non andremo più dietro l'S Lunga, quindi... Abbiamo eliminato un po' la parte più esterna del percorso, quello forse particolarmente più impegnativo e se l'anno scorso hanno sfiorato il record della gara, quest'anno potrebbero essere veramente importanti, ma potrebbe essere quel fatidico diciamo, passaggio da sotto l'ora E1 che sarebbe un grande risultato tecnico a livello internazionale. Quindi vedremo un po' quello che succederà, vedremo quali saranno anche i protagonisti, stiamo già lavorando sulla presenza di alcuni atleti importanti, ma ovviamente la presenza anche di tanti partecipanti, sarà Vaida per il campionato dell'anno medici, consulenti del lavoro, sarà campionato regionale di corsa di mezza maratona, quindi ci sarà veramente di tutto e di più e poi ci saranno anche i percussionisti la domenica, ci saranno anche i DJ, ci saranno... La, la contraerea che faranno esibizioni so, quindi tanti aspetti no, anche con, terza... con le bombe eh. no no <ride> la contraerea è spettacolare <ride> da un punto di vista ginnico e quindi ci sarà veramente la possibilità di vedere di ecco, vedere questo tante tratto qui non si fa venendo da si viene, gioco, si viene direttamente da via Giotto quindi via il rettilineo da quasi dallo stadio fino alla <ride> Ah, vero? Ma Qui vedete proprio la grandissima volata che l'anno scorso. Sì, All'ultimo momento cambiare proprio questa classifica delle donne fu proprio rivoluzionata. Stravolta, sì. stravolta proprio nel finale. Quindi vedremo un po' che anche quest'anno e sono le cose forse più spettacolari. In cui qui anche le immagini della tele, diciamo del cameraman riuscì a prendere in maniera efficace e importante. da ecco, dire che la non competitiva per la non competitiva è la, la passeggiata. Fino da giovedì pomeriggio noi distribuiamo i pettorali. In piazza Saia, in piazza Saiacopo sarà un po il quartiere generale, il villaggio di sport e salute della Malatina Città d'Arezzo. Quindi vi aspettiamo in questi giorni, ci saranno anche eh, un, eh, altre forme diciamo, di intrattenimento, vedremo un po' quello che accadrà in queste, in queste due giornate di presenza lì in Piazza Jacopo e per poi dopo esplodere completamente la domenica mattina in occasione della Maratona Città d'Arezzo. La parte ritrovo alle 7.30, poi c'è la camminata anche eh, quella sportiva, eh, walking e, e north walking, quindi vedremo un po', e poi alle 10 la partenza per le scuole, per la gara competitiva, la staffetta, la gara di chilometri 10, quindi c'è di tutto e di più, c'è la possibilità veramente di sbizzarrirsi e quindi maggiori contatti ovviamente su www.malateniacittadarezzo.it potete trovare le informazioni che vi, più vi si aggradano ecco intanto vediamo anche Nielo che l'anno scorso fece un'ottima un gara un ora vedremo quest'anno se è il Calil che vuole scendere insieme a Murad intorno alle ore 5 o 6 si saranno le condizioni di poterlo fare se le condizioni meteo ci saranno sono convinto si potrebbe ottenere un grande risultato anche per quanto riguarda la nostra, diciamo, i nostri colori bene quindi abbiamo detto un pochino tutto quindi tutti vi, vi aspettiamo domenica 27 di ottobre ad Arezzo in occasione della ventunesima edizione della Maratona Città di Arezzo prima del 27, 24, 25 e 26 in piazza San Jacopo Grazie a tutti, buona serata, alla prossima trasmissione.